Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Stranissimo registrare in questa postazione perché è veramente tanto che non faccio un video make up, ma oggi ho un po' di tempo, mi devo truccare, quindi ne volevo approfittare perché vi avevo fatto vedere questo prodotto su Instagram e molti di voi saranno incuriositi, quindi ho pensato di provarlo assieme in un video e vedere un attimo come si comporta. Sto parlando in particolare del Full Coverage 2-in-1 Foundation and Concealer di Kiko. Andremo a vedere prima le informazioni generali, poi lo andremo ad applicare assieme e poi andremo a vedere la durata perché vi farò qualche clip in maniera da farvi vedere come si comporta durante la giornata e poi assieme vedremo appunto un attimo le impressioni. Innanzitutto questo fondotinta costa 18,95€, che in realtà non è pochissimissimo, ecco. Ci sono 14 colorazioni, quindi non è malissimo. La descrizione dice: fondotinta e correttore 2 in 1 ad elevata copertura. Full Coverage 2-in-1 Foundation and Concealer agisce sulla pelle nascondendo e minimizzando tutte le imperfezioni, occhiaie, discromie e piccole rughe, e lasciando sul viso un velo ed effetto seconda pelle dal finish matte satinato. Ideale come base per ogni tipo di make-up. La pelle rimane perfezionata e levigata tutto il giorno, dando una sensazione di comfort in applicazione, assicurando un'estrema facilità di stesura e un'ottima sfumabilità. Straordinario risultato modulabile. Ideale per pelle da normale a oleosa. Questo contiene 25 ml e ha una scadenza di 12 mesi. Qua dice oltretutto che è possibile applicarne semplicemente poco per riuscire a sfumarlo bene e avere una copertura alta. Quindi vedremo. La mia colorazione in particolare è la Warm 10. Il pennello è questo qua, che a me piace un sacco sinceramente, mi trovo super bene, quindi proviamo direttamente ad andare ad applicarlo. Io ho fatto giusto un pump, diciamo, ho tirato fuori il pennello solamente una volta, l'ho applicato un po' appunto sulla fronte, qua sul mento e anche sul naso, e adesso proviamo ad andare a sfumarlo. Io vado con una beauty blender. Ok, questo qui è il risultato con una passata, con quello che avete visto, e devo ammettere che in realtà a me come fondotinta piace perché trovo che il fatto che sia omogeneo è vero e che sia sfumabile molto facilmente è vero, ma non è ad alta copertura. Cioè, secondo me, per carità, io dico per quello che me ne intendo, sapete che non sono una make-up artist assolutamente, dico il mio parere personale, e secondo me non è alta copertura perché anche sul naso, ragazzi, io ne ho messo un po', io di scromie ne ho pochissime e cioè si vede la pelle sotto, ecco, no? Cioè, una persona che ha dei problemi alla pelle, secondo me non riesce a trovare una buona copertura con questo fondotinta. Poi magari con una seconda passata è meglio, però col fatto che per esempio sul sito dicono che già dalla prima dovrebbe essere a posto, io non lo noto. Ditemi voi cosa ne pensate, vi faccio vedere un po' più vicino magari, ma secondo me non è completamente coprente. Provo ad applicarne ancora un po' perché oggi volevo fare una bella bella base, quindi sì, provo ad applicarne ancora un pochino nei punti in cui vedo che non ho ben coperto, specialmente il naso, perché il naso proprio non mi piace. E lo vado a stendere sempre con la beauty blender. Thank you.
Questo è il risultato con una seconda passata ed è decisamente più coprente rispetto a prima, anche sul naso mi piace molto di più, però appunto comunque ho fatto due passate abbastanza abbondanti, ecco, quindi sì, modulabile è modulabile. Devo ammettere che anche se la coprenza non mi ha proprio entusiasmata, perché appunto secondo me non rispetta molto bene la descrizione, mi piace un sacco come sta sulla pelle, nel senso che io non lo sento per niente, è super iper leggero, e mi piace un sacco anche la texture perché non è completamente opaco, cioè per esempio io ci metterò sicuramente la cipria perché non mi piace che rimanga un pochino appiccicoso, però non è neanche appiccicoso, nel senso non è assolutamente fastidioso. Secondo me. Adesso finisco di truccarmi e poi non ci resta che vedere come sarà la durata fondamentalmente. Ho finito di truccarmi e devo dirvi che sinceramente continuo a non sentirlo per niente pesante, e una cosa che mi è piaciuta è che sia l'illuminante sia insomma il baking, tutte quelle cose là, non hanno diviso per niente il fondotinta, è rimasto lì intatto come era prima, quindi devo ammettere che in realtà come stesura, come sta sulla pelle, mi piace. L'unica cosa che mi ha un po' deluso, come vi dicevo, è la coprenza, ma adesso vedremo un attimo come si comporterà durante il giorno. Comunque io ho fatto sia baking e l'ho fissato anche con lo spray, quindi sì, è abbastanza fissato, ecco, e in ogni caso appunto vedremo come sarà durante il giorno. Allora vi do un aggiornamento per il fondotinta, ormai sono le 4 e mezza, io l'ho messo alle 10, quindi sono già 6 ore e mezza che ce l'ho su, e si è un pochino rovinato sul naso, ma perché me lo sono soffiata, in realtà è per quello. Per il resto del viso io lo trovo perfetto, non mi ha seccato per niente il viso assolutamente, anche se è più consigliato per le pelli tendenti al grasso. Io ho la pelle normale, secca in questa zona qua, non mi ha dato nessun tipo di problema e non si sente per niente sulla pelle. Sinceramente a me non sembra male l'effetto, cioè mi sembra che stia durando bene. Questo quindi era il video di oggi, io spero tantissimo che vi sia piaciuto, fatemi sapere se questa tipologia vi piace, non sono video che io faccio molto spesso perché sapete che il make up mi piace, ma no, non ne so tantissimo, ecco, e fatemi sapere, sono molto curiosa se avete mai provato questo fondotinta, come vi siete trovati, oppure se avete intenzione di comprarlo. Se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, scrivetemi appunto un commentino che li leggo sempre, mi fa sempre tantissimo piacere. Seguitemi su Instagram se non lo fate e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Io vi mando un bacio enorme, noi ci vediamo molto molto presto con un nuovo video. Ciao a tutti!